matematica non è un'opinione. Oh, fratello mio caro, tu per farti fare seconda hai bisogno di un ragioniere. Sei ignorante. Quando verrei a pagare? Beh, è difficile dirlo a priori, perché non so... Ehi, su per giù, insomma. Come minimo? Massimo del minimo. Come minimo del massimo. E se lei non segue i miei consigli, alla fine pagherà il doppio, mi creda. Carissimi amici, bentornati all'appuntamento con il consulente a portata di mano. Oggi parliamo dell'assicurazione INAIL per quanto riguarda le casalinghe, perché il 31 di gennaio scade il termine per il pagamento della polizza assicurativa INAIL contro gli infortuni domestici. Sono obbligati al versamento tutti coloro che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti e si prendano cura in modo esclusivo, in modo abituale, soprattutto in modo gratuito e senza vincoli di subordinazione nell'ambito domestico o comunque nell'ambito familiare. Ricordiamo che con questo versamento della polizza delle casalinghe, che va rinnovato, lo ricordiamo, entro il 31 di gennaio, si rinnova l'assicurazione nel caso in cui è stata già pagata lo scorso anno nel 2021 e quindi viene rinnovata anche per quanto riguarda il 2022, quindi saranno coperti tutti gli infortuni domestici senza nessuna interruzione. Invece, se questo contributo viene pagato oltre la scadenza del 31 di gennaio, l'INAIL pagherà soltanto i danni avvenuti dal momento del pagamento in poi. Tra l'altro, l'INAIL riconosce una rendita mensile netta per coloro che hanno una invalidità permanente del 16% in su causata da un incidente nell'ambito domestico. Chi non si era mai assicurato, quindi, potrà comunque farlo tranquillamente. Per iscriversi dovrà presentare un'apposita domanda telematicamente attraverso i servizi telematici dell'INAIL. L'importo da versare fissato per il 2022 entro il 31 di gennaio è di 24 euro, e ovviamente non è un importo rateizzabile perché è un importo molto piccolo ed è deducibile a fine dell'IRPEF. Il pagamento dell'assicurazione per quanto riguarda le casalinghe si può effettuare sia alla posta o presso qualsiasi sportello bancario, ma è possibile effettuarlo anche presso tutte le tabaccherie convenzionate, oppure ci sono anche addirittura dei supermercati abilitati per poter effettuare questo pagamento del rinnovo della polizza per quanto riguarda le casalinghe. Ricordiamo che questa assicurazione è stata introdotta per la prima volta dalla legge 493 del 1999 e ha stabilito che sono obbligati tutti i soggetti, coloro che hanno un'età quindi compresa tra i 18 e i 67 anni di età, che svolgono un lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa e che non sono quindi chiaramente legati da un vincolo di subordinazione e che prestano lavoro domestico in modo esclusivo. Sono quindi obbligati ad assicurarsi tutti gli studenti che studiano e che dimorano in una località diversa dalla città di residenza, ma che si occupano dell'ambiente in cui abitano. Poi tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni di età, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti delle famiglie, come per esempio i ragazzi e le ragazze in attesa di prima occupazione. Poi sono obbligati ad assicurarsi anche i titolari di pensione che non hanno comunque superato i 67 anni di età, e sono obbligati anche i cittadini stranieri che soggiornano ovviamente regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione. Inoltre può assicurarsi anche più di una persona nell'ambito dello stesso nucleo familiare. Sono invece esclusi dal pagamento della polizza per quanto riguarda le casalinghe i minorenni e le persone con più di 67 anni di età, i lavoratori che svolgono attività socialmente utile e chi è iscritto a un corso di formazione oppure a un tirocinio professionale, e tutti i lavoratori part-time. Quindi a coloro che
pur rientrando tra i soggetti obbligati, non pagano l'INAIL e quindi sono soggetti ad una sanzione prevista dalla normativa vigente ed è proporzionale al tempo di inadempienza, ma comunque non può superare l'importo di 24 euro. Inoltre sono esonerati dal pagamento della polizza per le casalinghe coloro che hanno un reddito personale complessivo lordo inferiore a 4.648 euro annui. E poi sono comunque esonerati dal pagamento anche coloro che fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera 9.296 euro annui. Ovviamente in questi due casi il pagamento della polizza è a carico dello Stato, quindi sono sempre coperti dall'assicurazione INAIL tutte le casalinghe, anche se non pagano, perché comunque è lo Stato che garantisce il pagamento di questa polizza. Però comunque bisogna sempre presentare l'istanza attraverso i canali telematici dell'INAIL. Lo ricordiamo, l'adempimento va fatto entro il 31 di gennaio. Bene, per oggi è tutto, vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata. Grazie, arrivederci. La matematica non è un'opinione. Oh, fratello mio caro, tu per farti passi conto hai bisogno di un ragioniere. Sei ignorante. Quando verrei a pagare? Beh, è difficile dirlo a priori perché non so. Ehi, su per giù, insomma. Come minimo. Massimo del minimo. Come minimo del massimo. E se lei non segue i miei consigli, alla fine pagherà il doppio, mi creda.